ragazzi, sono Splaster, oggi siamo su Assassin's Creed Syndicate. Appunto, come... Devo prenderlo! Ci riuscirò mai? Sì, ci riesco. No, dove cazzo vai? Vai là. Ok, bravo. Saliamo, ok. Oggi siamo su Assassin's Creed Syndicate. Oltre a provarvelo nel mio canale, non sarà walkthrough, ma sarà principalmente... Sono io che vado a conquistare le zone di Londra, perché praticamente funziona in questo. Però raga, parliamone. Quanto cazzo è figo! Guardate Londra! Tutto, vabbè, poi c'è questa parte di Whitechapel che è già conquistata. Però raga, è troppo grande, bellissimo. Ma senza perderci in chiacchiere, dobbiamo conquistare la City di Londra, che sarebbe una regione della città di Londra. Sì, perché è una città divisa in regione. Lasciate stare. Dove, come potete vedere, tutte queste quadratini o rettangoli rossi sarebbero le zone che dovrei andare a conquistare. Quindi oggi farei proprio colui che se ne fotte di tutto e andiamo a conquistare le zone. Allora, principalmente io direi di andare qua. Ovviamente, sì, per chi non conosce il gioco, mi pare il settimo capitolo. Non lo so che capitolo è, non voglio parlare di queste cose. Ma praticamente io di Assassin's Creed li ho giocati tutti, perché appunto, oltre all'ambientazione, la storia mi è sempre piaciuta. Perché, soprattutto la storia di Desmond Ma, dove gliel'hai messo il coltello in culo, Non mi cagare il cazzo, dai. Poi, vabbè, io buco le tette, i culi e degli altri. Non aumentatevi contro questo ragazzo. Vabbè, io direi di prendere una carrozza, perché praticamente questo gioco è un misto fra Assassin's Creed e GTA, perché è favoloso. E poi per ogni volta che io vado a tipo dare colpi al cavallo per correre, madonna, questo probabilmente sta per crepare il cavallo. Cioè, è realistico, perché ogni volta a Londra piove sempre. Un punto sul realismo. E poi ragazzi, io a Londra non ci sono mai andato. Per ora posso dire che ci sono andato in era vittoriana, però ci sono andato. Siamo arrivati. Perfetto. Vabbè, devo mettere frecce, non lo so. Dopo che riposteggio, no, vabbè, a quanto pare no. Ok, poi il bello è che hanno implementato il rampino per scalare più velocemente, che praticamente si sblocca dopo un bel po' dal 100, dopo un bel po'. Sto gioco è difficilissimo finire al 100% per quante missioni ci sono. Ora, il potere che tutti vorremmo nella vita reale. Allora, sì, no, non sono hack, è proprio il gioco. L'occhio dell'acqua non è uguale hack. Mettiamoci in modalità furtiva, mettiti il cappuccio che anche... perché piove. Che dovrei fare? Ah, ruba la carrozza. Cioè, non lo so, butterei la fumogena, solo che non credo che prenda tutti. C'è una cosa, fammi scendere. Oddio! Dov'è il coltello, il coltello? Zitta, troia! Oddio! Vabbè, l'unico metodo sarebbe andarci in questo modo. Oppure, faccio così. Ecco, la richiamo col fischio. Ah, oddio. Perché questa qua è un po' troppo violenta, però. È violenta e volgare questa ad uccidere. Piano. Ok. Ok, vado ad uccidere questo. Che stai facendo? Vabbè, anche autismo c'è. Cazzo! Va bene. Mi ha visto. Sti cazzi. L'ha voluto il gioco che finiamo in questo modo. È finita in questo modo. Cosa sto trasportando? Droga? Merce di marijuana? Cosa sto facendo? Beh, raga, è bello che hanno implementato anche il turbo. State a vedere. Mamma mia, proprio. Anche se non c'è nell'era vittoriana, però l'hanno messo. Non so per quale motivo. Che poi è anche difficile aumentare di livello, perché praticamente il livello dipende dal fatto che se sei ad esempio di livello 5 hai più possibilità di vincere zone che sono per livello 5. Solo che il problema è arrivarci a livello 5, mio dio. Che poi, essendo che ho due assassini da controllare, tipo come GTA che ce ne sono tre, qua ce ne sono due. Praticamente ho Evie, che sarebbe la sorella di questo che si chiama... Com'è che ti chiami? Jacob, ok, Jacob. Che appunto hanno delle abilità diverse. Che poi tra l'altro questo tizio è stato doppiato da Maurizio Merluzzo. Cioè, l'avete presente quello di Cotto e Frullato? Ecco, quello praticamente assurdo. L'hanno ingaggiato perché non lo sapevo manco io che faceva il doppiatore, sinceramente. Vediamo come è fatta la situazione. Che mettono il carro fuori? Non è più facile per me prenderlo poi. Che mi guarda, sempre che piove. Cioè, ovviamente ci sono i giorni di sole, ma qua proprio, cioè, 70% piove. Ottimo, rapina il treno. C'è una rapina al treno, subito. Il carro deve aspettare. Ma pure io devo rapinare il treno, non ho capito. Eh sì, devo rapinare il treno. Madonna. Ok,
morto. Oh no, come mai è morto? Mamma mia, oddio, che cosa è successo? No, non ti posso credere. Se n'è andato. Tipo, quello non se ne stava accorgendo. No, te posso anche staccare. Perfetto. Terzo sesso l'ho preso. Uscito dal treno. Va bene, però intanto fulco a mio modo. Guarda, si è staccata la zona rossa. Mi dai il premio ora? Mi dai il premio? Mi dai il premio? Ecco, grazie. Minchia, quando è? Fuggi dal treno. Cioè, prendetevelo assolutamente sto gioco se avete una Xbox One, PS4 oppure PC potente. Perché è da non perdere un capitolo del genere. Se siete ovviamente amanti del genere. A livello 6, ma per l'amor di Dio, madonna. E poi c'è anche questa di Ezio di Toro, ovvero del famosissimo Assassin's Creed 2, che tutti ne sono nostalgici praticamente. Ok, ora sono tipo Ezio di Toro. Che figata. Bene ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Come sempre vi lascio un bel pollice in su. Scrivetemi qua sotto se volete altri episodi di questo Assassin's Creed. Seguitemi su Twitter, Instagram e condividete il video, mettete like e ci vediamo in un prossimo video. Ciao.